Ma intanto noi siamo rispettosi di quelle che sono le competenze nazionali da questo punto di vista. Per quel che riguarda invece la produzione da fonti rinnovabili, la posizione della Regione è molto chiara. Noi intendiamo incentivarle. La Regione Calabria ha già fatto tanto in questa direzione e ancora farà, perché riteniamo che la sostenibilità ambientale ed energetica sia fondamentale per la crescita e uno sviluppo di questa regione. Naturalmente, nel fare tutto ciò bisognerà stare attenti a quelle che sono tutte le tematiche ambientali per evitare gli impatti. Da questo punto di vista ci verrà anche in soccorso il piano per le aree idonee che andremo ad adottare da qui al 31 dicembre, tenendo conto di quelle che sono state e che sono le linee guida nazionali. Ci sono diversi sindaci di quell'area, che è anche un'area di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e ambientale, che hanno già detto no a questo progetto del parco offshore. Cosa vuole dire? Beh, io direi che non bisogna dire no a prescindere, bisogna valutare quelle che sono le criticità e quelle che sono le opportunità. Bisogna fare in modo naturalmente che non venga deturpato il nostro territorio e staremo certamente attenti a questa eventualità. Dobbiamo tuttavia dire che valutare significa anche tenere conto dei possibili benefici che questa energia pulita può dare all'intero territorio calabrese. Valuteremo con attenzione, non faremo in modo che il nostro territorio venga deturpato.